Siamo qua ad Apecchio, al Festival Alogastronomia e quindi Città della Birra, all'interno di Palazzo Ubaldini e siamo qui con Sara Bracci, rappresentante dell'Associazione Ambasciatori Territoriali del Gusto, quindi della provincia di Pesaro Urbino. Sara, che cosa ne dici di questa iniziativa? Trovo ottima questa iniziativa e soprattutto perché oltre a dare visibilità a quello che è il nostro territorio e alla birra prodotta nel nostro territorio, quindi un prodotto nuovo che sta però raggiungendo ottima qualità e ottimi riconoscimenti, dà visibilità proprio all'interno del palazzo anche i prodotti del territorio di altro genere come la pasta, l'olio, e i biscotti, la favetta di Frate Rosa, solo per farne alcuni nomi. E noi siamo qui come associazione proprio ambasciatore territoriale dell'enogastronomia per rappresentare alcuni di questi produttori. Alcuni sono già qua e quindi stanno spiegando loro stessi i loro prodotti e noi siamo qua proprio in sostituzione di tutti quei produttori che non sono riusciti ad essere presenti a questo bellissimo festival. E quindi troviamo ottimo, come ribadisco, il connubio territorio, promozione del territorio attraverso la cultura che questo esprime. Secondo te, Sara, quanto il territorio è poi così pronto a parlare anche in termini turistici di prodotto turistico legato alla gastronomia e quindi anche per sganciarsi alla offerta classica mare e entroterra? Diciamo che l'occasione può essere l'occasione di creare un flusso ulteriore di turismo. Secondo te, vista la grande esperienza anche spalmata abbondantemente sui social network, c'è corrispondenza, c'è uno sviluppo coerente nel tempo? Beh, secondo me per quello che sono le Marche, per quello che è l'espressione del nostro territorio, ancora lo sviluppo turistico ha tanto da fare, nel senso che il prodotto secondo me è ormai pronto per essere presentato a un gruppo folto di turisti, a produttori preparati, a produzione di ottima qualità. Ecco, tutto questo magari dobbiamo migliorarlo nella comunicazione, nel mostrare a chi viene un motivo in più per fermarsi e per assaggiare. Sicuramente il fatto di visitare le aziende, di degustare i prodotti attraverso anche il canale della ristorazione può essere un motivo ottimo per fermare il turista. È una terra, per fortuna, da un certo punto di vista, sconosciuta ai più, anche se negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo immenso. Però deve essere una terra che si deve conoscere per la sua qualità e per il suo vivere ancora genuino. Diciamo che sicuramente anche il lavoro come ambasciatori territoriali del gusto sia proprio quello di creare una occasione, un elemento collante da unire un po' tutte le parti, per cui l'utente finale che può essere il turista enogastronomico e la ristorazione che porta a offrire tutta una serie di piatti legati proprio alla tipicità territoriale.